diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio ad Alfredo Posenato, primo cittadino di Castel Goffredo. Bentornato sindaco. Grazie, buona giornata a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli sms, il numero che funziona anche con WhatsApp, che è il 338 17 19 105, il telefono è lo 0376 63 17 09, l'indirizzo mail è diretta a @temporadio.it. Allora, sindaco, noi sappiamo che lei è tornato da Roma. Che tempo c'era a Roma? No, il tempo era gradevole, faceva caldo ma non troppo. Ma evidentemente non era lo scopo, per parlare di Roma, non è quello di avere informazioni meteo, che peraltro sono meglio ottenute attraverso altri strumenti. Noi abbiamo ieri concretizzato finalmente questo incontro, penso primo incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico. Eravamo una delegazione di 5 persone con il vicepresidente di Adici, con la vicepresidente della provincia Zaltieri e con due sindacalisti in rappresentanza di CGIL e di CISL, e abbiamo avuto appunto l'opportunità di incontrare il dottor Stefano Firpo, che è direttore generale di un dipartimento del MISE, con il quale ci siamo intrattenuti circa un'ora illustrando un po' i contenuti peculiari del piano che a molte mani abbiamo preparato. Ricordo che quanto è stato presentato ieri è il frutto di un lavoro durato molti mesi, che è iniziato lo scorso anno intorno a un tavolo dove ci siamo confrontati fra tutte le varie associazioni di categoria, quindi Confindustria, API, Adici, Centro Servizi, le parti sindacali, la provincia, la partecipazione anche di Camera di Commercio, che è stata preziosa per fornirci alcuni dati, con il sostegno, seppur esterno, da parte di molte amministrazioni comunali. Il coinvolgimento anche di Noemi Trust, che ha dato il proprio contributo, quindi direi un tavolo assolutamente eterogeneo che ha lavorato ad un progetto che sia contenitore di una serie di idee che possano appunto sostenere il settore della calzetteria, che come è noto negli ultimi anni ha sofferto e non poco, vuoi a causa delle delocalizzazioni che sono state operate, vuoi a causa della competizione internazionale e in una certa qualche misura anche in virtù della riduzione dei consumi che si sono manifestati sui nostri mercati di riferimento. Lo scopo era quello appunto di poter parlare con la direzione generale del Ministero per illustrare i contenuti di questo documento, che sono stati sostanzialmente accolti, nel senso che c'è stato apprezzamento da parte dei dirigenti del Ministero, i quali hanno richiesto, se vogliamo, un supplemento di lavoro, quindi per cercare di dare un senso di compiutezza alle idee che abbiamo messo sulla carta, corredandole quindi di ulteriori numeri, cercando di sviluppare quello che viene definito in gergo un business plan, anche se in realtà insomma, sarà un lavoro relativamente articolato che richiederà ancora alcune settimane di intervento, di riunioni, di incontri per cercare di dare maggior consistenza a quanto fin qui realizzato. So che oggi sulla stampa sono uscite informazioni, naturalmente ieri nel viaggio di ritorno abbiamo avuto contatti con gli organi di stampa per poter fornire le informazioni, in quanto questo tema era rimasto, ahimè, un po' nel cassetto in origine per intercessione dell'onorevole Martelli. Avremmo dovuto incontrare il sottosegretario De Vincenti, che però, come è noto, poi è stato promosso sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e quindi, non essendo più al MISE, ci è venuto a mancare il riferimento naturale. Al momento non c'è ancora una nuova nomina a sottosegretario, anche se credo, da quanto mi è stato riferito, che dovrebbe arrivare a breve, e quindi nel frattempo ci siamo confrontati con i tecnici. La sostanza delle proposte credo sia già abbastanza nota alla maggior parte delle persone, perché appunto la presenza sugli organi di stampa ha messo in condizione di conoscere un po' quelle che sono a grandi linee le idee sulle quali ci siamo confrontati. Ci tengo in modo particolare a sottolineare un aspetto che ho già avuto modo di rimarcare appunto con i giornalisti, ovvero è un piano
condiviso, e quindi trovare l'opportunità di confrontarsi attorno a un tavolo soggetti istituzionali, ma anche soggetti economici, sindacati, mi sembra che sia un caso che normalmente riguarda le negoziazioni o le vertenze, invece in questo caso stiamo parlando di un piano di sostegno, di tutela e anche di rilancio di un settore in sofferenza. Quindi essere stati in grado di mediare, di trovare delle proposte così ampiamente condivise, mi sembra già un buon successo, forse anche testimonianza che effettivamente la situazione è di autentica sofferenza. Ecco. Certo. Certamente, viene da chiedersi quali saranno le difficoltà. Cioè, la crisi c'è e quindi questo è un pacchetto di proposte, di azioni per far fronte alla crisi, quindi la difficoltà questa, non parlo di questa, viene a chiedersi quali saranno le difficoltà politiche e amministrative, visto che apparentemente siete tutti d'accordo, cioè sono tutti dalla stessa parte. Infatti proprio questo dà, a mio modo di vedere, una forza inusuale alle nostre proposte, perché sono assolutamente trasversali e condivise. È evidente che, essendo tante le teste intorno al tavolo, non tutti hanno nei confronti della medesima proposta la stessa percezione di urgenza o di priorità, credo ci sia da sottolineare ancora una volta la bontà dell'iniziativa, che ora naturalmente noi ci auguriamo di poter tradurre in azioni concrete, perché al di là delle parole poi abbiamo la necessità di dare concretezza appunto alle idee. Sotto questo profilo quindi sono previste già nuovi incontri all'interno del gruppo di lavoro, che poi dovranno concretizzarsi appunto in una rivisitazione del piano e nell'esigenza di fornire poi ulteriori elementi al Ministero, con l'obiettivo poi di poterci far aiutare da loro nel concretizzare queste nostre proposte. Ecco, prima di andare in pausa le vorrei chiedere un'altra cosa riguardo appunto questo incontro che avete avuto a Roma ieri. Voi avete parlato con i tecnici, spesso si dice che non è tanto il politico quello che comanda, tra virgolette un termine inappropriato, quello che prende le decisioni comunque finali all'interno di un ministero, ma sono proprio i funzionari, quindi forse è meglio così addirittura. Ma guardi, diciamo che io penso servano entrambi, nel senso che i tecnici sono di solito coloro che hanno la capacità di indirizzare. Naturalmente il politico, se vogliamo, è quello che ha la capacità invece di dare le priorità. Se vogliamo, non so, facendo un paragone con la Formula 1, il tecnico probabilmente è il progettista, l'ingegnere, il meccanico, il politico è il pilota, ecco. È evidente che quindi c'è una sinergia, certo. Devono andare insieme, perché se non c'è piena compatibilità o piena identità di visione si rischia di andare da nessuna parte. Quindi noi abbiamo, naturalmente desideriamo che ci possa essere un domani un soggetto politico col quale poterci confrontare, col quale poter naturalmente condividere, spero, le priorità di queste nostre iniziative, e perché no, se ce ne sono altre naturalmente l'obiettivo nostro non è quello di attaccarci delle medaglie al petto, l'obiettivo è quello di trovare delle soluzioni che possano effettivamente contribuire all'ottenimento dei risultati che ci siamo prefissi. Giustissimo. Ci fermiamo un attimo con Alfredo Posenato, sindaco di Castel Goffredo, a tra un paio di minuti. Ci troviamo in compagnia del sindaco di Castel Goffredo, Alfredo Posenato. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Tanti messaggi, adesso tra poco daremo voce anche proprio agli ascoltatori. Le vorremmo prima però chiedere, sindaco, proprio concretamente, cioè voi avete portato un bagaglio di proposte, un pacchetto di proposte, ce ne può dire una, due? Qualcosa? Guardi, volentieri, diciamo che quella che probabilmente costituisce un po' l'asse portante, ma non intendo in questo dare minor forza alle altre iniziative, è l'idea di favorire la nascita di cooperative che possano
dare nuove opportunità di impiego a quei lavoratori, meglio se soci a questo punto, che sono stati in qualche modo estromessi dal mondo del lavoro. Il settore della calzetteria ha subito una forte riduzione del personale, soprattutto di natura femminile, e siamo perfettamente consapevoli che oggi le opportunità di reimpiego per questi soggetti sono estremamente basse, quindi la possibilità di accendere queste cooperative che potrebbero trovare degli accordi con aziende presenti sul territorio che magari oggi fanno lavorare aziende straniere che spesso sono in odore di illegalità, solo perché queste aziende straniere sono in grado di offrire prezzi più bassi e magari flessibilità di intervento. Ecco, attraverso questo meccanismo delle cooperative si potrebbe riuscire ad essere magari non al livello del prezzo di queste aziende straniere illegali, ma comunque avvicinarsi, garantendo il reimpiego di soggetti, garantendo il riutilizzo di strutture esistenti, perché ci sono oggi aziende che hanno capannoni sfitti, garantendo il riutilizzo di macchinari magari non utilizzati in questo momento, perché appunto sono stati messi da parte in quanto si preferisce esternalizzare certe lavorazioni, garantendo flessibilità di intervento, perché se queste cooperative fossero appunto composte da soci, evidentemente quando uno fa l'imprenditore deve anche avere la consapevolezza di cosa questo comporta, e quindi potrebbe avviare un circolo virtuoso dove surrettiziamente questo meccanismo va anche a costituire un elemento di contrasto nei confronti di quelle attività illegali che magari cambiano ragione sociale ogni 6 mesi, che non versano l'IVA, che non pagano i contributi, che fanno lavorare in nero, che sfruttano i loro lavoratori. Ogni tanto poi abbiamo le pagine di cronaca nera che si riempiono di questi fatti, e quindi ci sembra che questa possa essere un'iniziativa che vada nella direzione corretta per dare da un lato dignità e opportunità di impiego a soggetti che oggi ne hanno oggettivamente molto bisogno, ma dall'altro anche tutelare la legalità e l'italianità, mi sia permesso dire. Quindi non è sufficiente dire made in Italy, diciamo fatto in Italia responsabilmente, fatto in Italia in maniera conforme a quelle che sono le regole. Non è sufficiente oggi fare le cose in Italia, perché se poi le cose sono fatte in Italia senza rispetto delle regole, mi si è permesso dire che non è più un valore. Assolutamente. Cosa rispondiamo a Ricky che scrive: troppe associazioni che fanno interessi propri e non del settore, con figli di papà da mantenere? Ma non so in tutta franchezza a cosa si riferisca. È vero, c'è una diatriba in corso, perché per esempio sul territorio è noto che il Centro Servizi e Adici, che è un'associazione nata in tempi molto più recenti, hanno avuto dei contrasti. Però devo dire che a questo progetto hanno collaborato, e quindi è stato forse, mi auguro, un primo tentativo di riavvicinamento che in cuor mio spero possa prima o poi portare a risultati anche migliori. Poi certo non sono solo queste le associazioni che hanno collaborato, perché ha collaborato Confindustria, ha collaborato API, quindi io non intendo naturalmente fare una scaletta dei meriti. È chiaro che non tutti hanno collaborato nella stessa maniera, con la stessa intensità, però il ringraziamento va a tutti, perché comunque tutti quanti hanno dato un proprio contributo. Assolutamente. Adesso associo alcuni messaggi per un'esigenza di tempo più che altro. Le dice un ascoltatore o ascoltatrice, dice: cosa dice della lotta all'illegalità? Se lo Stato vuole, le leggi ci sono. Questo è un tema che torna non solo con lei, Sindaco, anche con altri ospiti. Cioè dicono, fanno l'esempio, mi ricordo proprio uno in particolare, aveva citato un caso bresciano in cui erano stati trovati dei lavoratori all'interno di un laboratorio chiusi dentro a chiave, le sanzioni per motivi igienici e non per sequestro di persona. Guardi, siamo purtroppo in un paese che è terrificante dal punto di vista normativo, perché abbiamo troppe norme e troppo spesso disapplicate. Avremo un terribile bisogno di una semplificazione autentica sotto questo profilo. Sul fronte dell'illegalità è un tema, direi un cavallo di battaglia per quanto mi riguarda, ne abbiamo parlato tante e tante volte e molte azioni sono state intraprese. Io mi sono pubblicamente lamentato, e non dimentico di farlo neppure oggi, del fatto che molto spesso sarebbero sufficienti strumenti semplicissimi per poter identificare in maniera certa
tutti coloro che non rispettano le regole. Dico una cosa che credo di aver già detto in radio, ovvero poter avere accesso ai consumi di energia elettrica. Se si possono comprare le materie magari senza fattura, se si può far lavorare la gente senza che sia in regola, l'energia elettrica non fatturata non è possibile averla. Allora, visto che le macchine da cucire non vanno a pedali, è evidente che nel momento in cui abbiamo accesso a questi dati siamo in condizione di fare di tracciare in maniera molto chiara lo stato delle cose. L'Enel mi dice che non mi può fornire questi dati per ragioni di privacy. Ecco, benvenuti in Italia. Questa è una cosa che io personalmente trovo intollerabile. Certo, specialmente perché si parla di privacy di persone che magari commettono dei reati, appunto. Allora, vediamo. Dunque, Max le chiede: ci sono speranze, sindaco? A me questo governo pare chiacchiere, interessi personali. C'è anche Stefania che dice: come facciamo a fidarci di un governo che non sempre sembra fare, diciamo così, cita un caso specifico, ma comunque interessi nazionali. Poi c'è un altro messaggio nel quale dunque Marco le fa i complimenti, dice: l'idea delle cooperative di operai licenziate è geniale, bravo. Grazie. A questo, ecco, ci associamo a Marco. Poi lei parla così bene, qual è la ricetta per far vendere le calze? Adice Centro Servizi, sono due associazioni che vogliono solo vedere i nostri bilanci per farci fuori. Io ho letto il messaggio così com'è. Ma non sono in grado di capire chi stia scrivendo, deduco che sia probabilmente un'imprenditrice della calza. Io non credo che sia così, per quello che ho avuto modo di conoscere, di vedere, penso che sia Adici che CSC siano comunque motivate da volontà genuine, quindi dal desiderio di poter dare un contributo alla difesa, alla tutela e al rilancio del settore. Il sistema per vendere le calze, beh, se lo sapessi naturalmente credo che non sarei seduto qui, ma starei facendo qualcosa di diverso. Mi sembra evidente che sia stato ampiamente dimostrato da risultati di mercato che oggi è più importante essere capaci di vendere le calze, di fare comunicazione, che non di produrle. Certo, produrle in maniera corretta, in maniera innovativa, in maniera anche economica, rispettando le regole e garantendo una qualità adeguata, è certamente un valore, però oggi sappiamo che la tecnologia è ampiamente disponibile, quindi diventa sempre più importante essere capaci di comunicare concetti, di saper portare e vendere, se vogliamo, anche il valore di un sogno. Il Made in Italy, quello vero, quello bello, è un valore aspirazionale, quindi è un tema, è un patrimonio di cui siamo tutti quanti proprietari, ma che purtroppo molto spesso alcuni di noi hanno la capacità di rovinare. Certo. Malamente, quindi dovremmo avere un pochino più rispetto anche di questi concetti, però ripeto, se sapessi vendere le calze da solo probabilmente avrei un ruolo ben diverso rispetto a quello che ricopro. Allora, a tale proposito le leggo un messaggio, appunto lei parlava di tecnologia, sì. Dunque in uno dicono: scusi sindaco, ma Seredova che fine ha fatto, tanto per intenderci, ha sbagliato programma, data a chi l'ha vista, dice, vabbè, un messaggio. Sì, su questo magari dopo, se mi permette, facciamo, certo, un brevissimo passaggio. Certo, allora le leggo invece una mail di Nicola: scusi sindaco, la lotta alla crisi è un dovere, lei si sta impegnando, però occorre una riflessione perché ci sono imprenditori fermi agli anni 80 che non hanno nemmeno i computer, non fanno promozione online, sono indietro di 35 anni e lì, oltre gli sprechi, sta veramente la crisi. Non credo che sia un'analisi del tutto corretta, nel senso che è certamente vero che ci sono soggetti che hanno mantenuto, se vogliamo, un'impronta un po' troppo tradizionalista e non hanno avuto alcuna capacità o alcuna volontà di innovarsi. Questo non toglie però che ancora oggi si vendono, se vogliamo, prodotti fatti come si facevano una volta. C'è gente che è disposta a spendere 20 euro per comprare una scopa di saggina impagliata a mano e quindi non vedo perché non possa esserci qualcuno disponibile a spendere dei soldi per comprare una calza fatta come si faceva una volta. Non che fossero fatte meglio, per carità, ma semplicemente ci può essere spazio anche per chi ha visioni meno evolute. Diciamo che oggi, come dicevo prima, non è sufficiente produrre o saper produrre, è fondamentale essere capaci di vendere. Ne abbiamo dimostrazione tutti i giorni quando vediamo
prodotti magari meno belli, fatti meno bene, che tuttavia, perché sostenuti da idee innovative o da una comunicazione particolarmente efficace, riescono ad avere la meglio su appunto altri prodotti teoricamente migliori ma non altrettanto ben promossi. Quindi è fondamentale riuscire a migliorare anche sotto questo profilo. Alcune aziende sono state molto brave, molte altre aziende lo sono state di meno, e poi purtroppo qua si fa la selezione. È chiaro che da parte mia non intendo mai assumere atteggiamenti di parzialità, quindi il mio obiettivo è quello di far sì che ci si vendano più calze fatte dalle nostre parti. E poi chi avrà la meglio in questa particolare competizione, beh, insomma, sarà quello che vincerà la battaglia. Allora, sulla Serdova voleva dire la sì, assolutamente, perché abbiamo finito brevissimo. Guardi, questo intanto mi permette di fare un passaggio sull'evento a cui si riferisce, la Notte Fucsia, oltre che gli eventi dell'Expo che si sono tenuti nell'Alto Mantovano, in particolare domenica a Castel Goffredo. L'evento Expo è stato molto bello, ben riuscito nonostante il tempo non ci abbia aiutato. La Notte Fucsia purtroppo è stata funestata da questo temporale che si è abbattuto su Castel Goffredo. Purtroppo alle 3, quando si doveva dare l'ultima conferma, pioveva a dirotto e la Serdova ha detto: con queste condizioni meteo è inutile che io venga, e anche se qualcuno ha cercato di convincerla non c'è stato verso, quindi era previsto che venisse, poi il tempo ha purtroppo rimescolato le carte. Va detto che nonostante appunto il tempo avverso, comunque il risultato è stato veramente notevole, anche grazie ai professionisti che si sono impegnati e a tutti i commercianti che hanno dato davvero un contributo fondamentale. Mi si è permesso veramente in chiusura di ricordare che da domani sera comincia il weekend del tortello amaro, quindi Castel Goffredo giovedì, venerdì, sabato e domenica alla sera abbiamo il tortello amaro, ma insomma è un evento, l'evento più importante del nostro calendario, spero che tutti non vorranno far mancare la loro presenza. Benissimo, ci sono anche altri messaggi che riguardano altri argomenti, li teniamo, la prossima volta li leggiamo. Grazie al sindaco Alfredo Posenato. Grazie a voi.